Abbiamo ricominciato danza e quello che mi viene in mente è quanti cavolo di stereotipi ci sono dietro la disciplina della danza classica, ma quanti, ma quanti. Oggi però io vi darò 10 buonissimi motivi per il quale scegliere la danza classica come integrazione per i propri corsi o comunque come disciplina principale. Il primo motivo è quello che dico sempre a tutti, è che è la base di qualunque danza a livello di postura, a livello di pulizia del movimento. Non per niente è anche il primo tipo di disciplina artistica che riguarda la danza ad essere nato nella storia. Ecco, il secondo motivo è quello che alletta sempre, soprattutto le più piccole, il tutù e le scarpette da punta, un desiderio che veramente hanno tutte le bambine che vogliono iniziare danza in generale. Di questi tempi i modelli delle ballerine sono sempre più vasti, quindi andiamo appunto dalla ballerina. C'è stato il periodo velina quando ero piccola, ma vorrei sorvolare. Adesso ci sono anche i TikToker che fanno una sorta specie di hip hop, un sacco di modelli, però il modello della ballerina col tutù e le scarpette, grazie Barbie per aver fatto così tanti film in onore di questa disciplina, rimane sempre comunque il sogno di ogni bambina ballerina, bambina aspirante ballerina. Il terzo motivo, ne avevo già parlato in un altro video, l'allineamento posturale, importantissimo nella vita in generale. La danza classica è spesso consigliata anche al posto della ginnastica correttiva per la scoliosi o comunque per problemi posturali, proprio per questo motivo, perché è l'unico sport, l'unica disciplina sportiva che ti dà un allineamento posturale a dir poco perfetto, rimani tutta dritta e diciamo che rinnovandosi comunque a livello di metodo non è più così rigida come un tempo, quindi con il sedere fin troppo in sotto, con la schiena fin troppo dritta, ma tende molto al raddrizzare appunto la colonna vertebrale nella maniera più normale possibile. Il quarto motivo che vi do è il portamento e la grazia. Un desiderio che potrebbe essere molto comune è il fatto di essere aggraziati nel movimento, nel modo di camminare, l'avere una disciplina sportiva che appunto ti regali portamento e grazie, che non sia solamente finalizzata ad un corpo scultoreo o comunque una preparazione tonica, muscolare, ma anche appunto questo aspetto che è un po' più estetico, ecco. Il quinto motivo è il rigore e la disciplina. La danza classica rimane comunque, nonostante appunto i rinnovamenti di cui vi parlavo prima, una disciplina molto ferrea e rigida. Ci sono delle regole fisiche da rispettare, non a livello di alimentazione o di corporatura, ma proprio a livello di postura, a livello di collegamenti dei vari movimenti, a livello di pulizia del movimento stesso. In più ci sono tutti questi piccoli aspetti dell'abbigliamento, della pettinatura, del modo di porsi alla lezione di danza classica che sicuramente regalano anche nella vita delle piccole regole di rigore e disciplina, appunto. Il sesto motivo è la flessibilità. Chi non vorrebbe un corpo super super flessibile? Sicuramente adesso nel mondo della danza tutte le discipline donano flessibilità perché appunto è una peculiarità base del ballerino, ma se uno vuole allungare il movimento in maniera molto più pulita, diciamo, sicuramente la danza classica vi donerà flessibilità in questo senso. È richiesto molto stretching, soprattutto per alcune tipologie di passo da eseguire. Il motivo numero 7 è un motivo fortemente culturale ed è il mondo della musica classica. Sicuramente chi ama la danza classica non può non amare la musica classica, che è una porzione di cultura musicale veramente vastissima, dal quale poi nascono tutti gli altri tipi di musica alla fine. Quindi la danza classica, oltre a donare una cultura a livello di balletto, ma ne parliamo tra poco, dona anche tantissima cultura a livello musicale. Chi non vorrebbe sapere quali sono gli autori classici più famosi e fare il fondoschiena a tutti quelli che fanno domande o che suppongono di saperne di più? Il motivo numero 8 si ricollega a un motivo precedente ed è la pulizia e la precisione del movimento. La danza classica, come anche le altre discipline, infatti farò dei video più avanti anche sulle altre discipline, sicuramente dona uno studio del movimento al millimetro, quindi dal corpo in sé, quindi dal movimento grezzo del corpo, fino alla punta delle dita, anche dei piedi. È un lavoro minuzioso che dà
dà anche al proprio cervello una preparazione in un certo senso. Come dicevo prima, e adesso lo andiamo a svelare, il motivo numero 9, c'è anche, oltre alla cultura musicale, un grande studio della cultura del balletto classico, quindi andiamo dai balletti tradizionali del romanticismo fino ai balletti neoclassici che ci sono oggi. Il mondo del balletto continua a espandersi comunque in ogni caso, ma sicuramente si rifà ad una tradizione classica assolutamente vastissima e assolutamente da conoscere, soprattutto nel momento in cui si vanno ad effettuare delle coreografie di repertorio. Sicuramente è una buonissima motivazione per studiare danza classica, perché in alternativa diciamo che con la pratica sicuramente si ha più piacere ad apprendere che non ad aprire un libro. Poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, potete anche studiarvela sui libri, è comunque una storia molto molto interessante. Il motivo numero 10 si ricollega al primo motivo, ovvero che è la base di tutte le danze, ed è uno studio delle nozioni di base di ogni movimento. La danza moderna, la danza acrobatica, anche l'hip hop comunque hanno dei movimenti che si possono ricollegare a dei movimenti base della danza classica, che soprattutto nella fascia propedeutica e nella fascia comunque dell'età scolare, quindi delle elementari, si sofferma molto sui movimenti semplici, che poi si vanno ad evolvere in movimenti molto più complessi, però si parte sempre da movimenti molto semplici, e questo aiuta ad avere piano piano delle nozioni sempre più complesse sulla precisione di un passo in particolare, che sia anche un semplice tando, un semplice plié. Comunque ci sono delle piccole, piccolissime regole e minuzie che ti aiutano poi ad avere un quadro molto ampio di quello che è un movimento che apparentemente è super super semplice. Io spero che questi 10 motivi vi siano piaciuti e che li abbiate trovati utili. Se è così, fatemelo sapere qua sotto nei commenti insieme ai vostri suggerimenti aggiuntivi. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un piccolo like di supporto, e se pensate che questi 10 motivi per iniziare a studiare danza classica possano interessare vostri amici, parenti, conoscenti, compagni di danza, insegnanti di danza, condividetelo con loro su tutti i vostri social. Se pensate che questo format sia fantastico e in generale che questo canale sia molto valido, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di cliccare sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo giovedì 24 settembre con il secondo ed ultimo appuntamento di settembre con Cartoon Joe. Invece il prossimo Danza con Joe sarà il 5 di ottobre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!